Ecco come andrà. Torres incontra Prince, gli consegna parte del riscatto e gli dice che il resto è in arrivo. Quando vediamo il saggio, tu porti il resto dell'oro, fai lo scambio e te ne vai. Io li sorveglierò da vicino. No, Kenway, in questo piano sei da solo col rischio di perdere la fiducia della ciurma. Mi viene la nausea se penso di fare affari con quell'unico schiavista. Andiamo, amico. Quando avremo il saggio, saremo ricchi. Non certo se Mastro Kid ci arriva prima. Kid? Cristo. È qui per ucciderlo. Edward, cosa diavolo ci fai tu qui? Seguo questi uomini da... Già, e Prince ci porterà dritti da lui. Va bene, amico. Trattengo la lava, ma sbrigati. Quanto è passato dal nostro ultimo incontro? Quanto è passato dal nostro ultimo incontro, signore? Un anno? Quasi 18 mesi. Avete descritto la prima volta questo Roberts nel novembre del 1715. Ah, sì. Molto è cambiato da quella volta, sapete? Sono più governatore, per esempio. Mi sono dimesso l'anno scorso. Ah, non lo sapevo. Vuoi evitare il torero, Kenway? Infine serve il naso in cose che... Quante chiese a chi? Ora mi fai arrabbiare. Tieni a battere. Hanno deciso di convertire gli schiavi alla fede. Solita fortuna. Convertirli insieme non li posso neanche uccidere. Nessuno qui è così stupido. Siamo vicini. Stupido. Tranquillo. Cosa intendete? Non è peccato schiavizzare un cristiano. Quindi, innalzare le loro anime da animali a umane sarebbe come invitare una bestia da soma alla propria tavola. Scusate l'impazienza, ma quanto manca? Ci siamo quasi. Trovo tutto questo rivoltante.
Nonostante tutto, credo che ogni uomo meriti rispetto e opportunità. Ah, voi spagnoli. I vostri legami con i Mori vi hanno sporcato il sangue e vi hanno ramollito. Questo non vuol dire che credo nell'uguaglianza di ogni razza e sesso. Certo, gli uomini più capaci e acuti devono comandare, ma non si guadagna davvero dalla pratica della schiavitù. Nel breve termine rende bene, sì, ma alla lunga ci rende vittime del nostro successo. Ma io e voi, signore, siamo vecchi e non vedremo mai. Che ci importa? Virtù, sembrato. Virtù? Torres, non intendo sprecare il mio tempo parlando degli schiavi e delle loro condizioni. Concludiamo quest'affare e poi prendiamo da vicino. È vero quel che si dice di voi, signore? Siete stato governatore della... Sì, sì. Molti hanno servito la corona. È una dinastia di politici. Ho sempre pensato all'eventualità di entrare. Ma temo di avere troppi soldi e troppi pochi anni. A proposito di voci, Prince, ho sentito che eravate con Henry Morgan quando attaccò Bank. Fu nel 71 o sbaglio? Oh, è vero, sì. Ma non bisogna sopravvalutare gli onori ottenuti sul campo di battaglia. L'assalto fu un duro colpo e un tremendo spreco di oro e di risorse. Soltanto molti anni dopo ho sguainato la spada al servizio di una causa più sicura e ben più redditizia. Viaggi e commerci. Così si fanno i veri soldi. E signore, vi dirò una cosa. L'onore si gusta assai meglio se lo compra. Sono molto... Siamo vicini. È qui. È assai meglio in campo. Io mi fido dei Templari non più di quanto voi vi fidiate di me. No, se avessi saputo dei vostri amori, ti avrei portato un bocchetto fino a me. Chissà perché lo faccio. Per i soldi, signori. Un gran bel corazzo. Voi... siete venuto qui da solo, Thomas? Non so, ma di certo senza compatrioti. Mi sono imbarcato su un mercantile inglese. Ah. È il momento. No. Non finché non vediamo il saggio. Qui saremo tranquilli. Vediamo i soldi. Non è che una parte del denaro, il resto è qui vicino. Sapete, mi duole vendere un uomo della mia razza per soldi, signor Torres. Ditemi di nuovo, che ha fatto questo Roberts per farvi arrabbiare? È un costume della pietà protestante che non conosco? Forse un'altra volta. Cosa? La prossima volta
Provate a non farvi sentire. Sistemateli! Hai sventato i miei piani, Kenway. Per una buona causa. No! Jim, fermo! Non stavolta, Ken. Calma, amico! Possiamo farlo insieme! Hai perso l'occasione. Ferma la lama, Kid! Fermo! Jim! Maledetto bastardo, levami le mani di dosso! Non ti farò uccidere quella gente, Kid. Dobbiamo trovare il saggio. Seguo quel porco da una settimana. Ogni sua mossa trovo qui non uno, ma due dei miei bersagli e tu mi privi di entrambi! Pazienza, amico. Li ucciderai presto. Quando trovo il saggio, tu mi aiuti a uccidere Prince. Hai capito? Give a mic. Hey, did you mind? Just west of Spanish Town.